Ciao, ragazzi, sono tornati con la parte numero 2 del hack di Halloween di Earthbound, prequel di Undertale, come lo chiamo io. Allora, ho ricominciato la partita perché non avevamo fatto praticamente niente nella prima parte e mi sono rotto tutti i soldi. Ho pensato che, essendo questo gioco, questa hack, un'hack che deve essere fatta per forza su emulatore, magari. Diciamo, è lecito usare i save state. Comunque voglio fare un altro po' di esplorazione prima di andare effettivamente nei fogni. Tipo, qua c'è il parco. Ho l'OCD, che è tipo come si chiama? Sì, beh, non so come si chiama in italiano, però so più o meno che cos'è. Devo stare vicino ai cartelli e uccido qualcuno. Ok. Everdred non era un cattivo ragazzo, dopo tutto. Sono passati un po' di mesi, quindi non cetaiso, non ho mai sentito questo verbo. Ma a ripensarci, non vorrei che ci sia un altro. Non, cioè, non vorrei un altro signore del crimine che governa il parco. Everdred è un tizio di Earthbound, ovviamente. Everdred, dove sei, Everdred? Forse tornerai come fantasma per Halloween? Probabilmente no. Attenzione, questo qui secondo me vuol dire qualcosa. Sono venuto a comprare droghe. Questo tizio mi ha venduto mostarda. Ma dai. Vabbè, così inutili comunque. Ma dai. Ok. Le leggo soltanto se c'è qualcosa di importante, ma non credo. Cosa? Vabbè. Ma il tizio lassù? Questo è il più grande costume stereotipato messicano di sempre. Vabbè, non era importante il fine della trama, però è stato un po' piacere. Ma questo c'è un cartello? No. Vabbè, io direi di andarmene, a riprovarci nelle fogne, diciamo. Dai. Risaltiamo tutto il dialogo che era lungo e complicato. Non penso che ci sia qualcosa di importante da fare a Tucson prima di andare nei funghi. Se vedo che muoio un po' di volte inizierò a ripensarci magari. Oh, ma qui c'è un hippie. Ma dai, ma è un cattivo? Seriamente? Proviamo ad attaccarlo, visto che penso sia l'unica cosa che possiamo fare. Non mi sembra di stire che mi attacchi. Ah, invece sì. Cazzo. Ok, merda. Ah, finalmente abbiamo. Un nemico l'abbiamo sconfitto, dai. Livello 2. PHP. 10 punti psichici, mi serviranno a qualcosa? Livello 3. Ok, monto le statistiche qui, vabbè. No! Non sono in condizione di poter combattere di nuovo. Se ho sbancio un bug che se continuiamo ad andare avanti e indietro, i nemici sparivano. Forse un topolino riesco ad affrontare. E no! Anche questo penso proprio di no, eh. Dovrei cercare di scappare. O dovrei cercare comunque di combatterli. Al limite perdo 10 dollari. Vabbè, sti cazzi. Fare fuori prima il poltergeist. Merda. O lo one shot oppure. No. Vabbè, niente.
Forse al centro commerciale c'è qualcosa di importante che posso comprare. Che avrei potuto comprare se avessi soldi. Andiamo giusto a dargli un'occhiata per curiosità. Ma l'hotel c'è, perché ci dovrebbe essere. Faccio un giro molto, molto veloce. Vabbè, sì. Però completo, cioè osservo bene tutti i negozi. Cucumber juice. Halloween candy, hamburger. Quelli vende da mangiare. A parte non c'ho soldi. Vabbè, questo non vede niente. Però prima ho ucciso l'hippie. Quindi un po' di soldi me li dovevo trovare qua nel vending machine. Ehi, do you sell that Halloween? No? You must be... Ma cosa? Tipo, festeggi l'Halloween? No? Devi essere ebreo. In tal caso felice Ramadan. Mi sa di razzista sta cosa. Cosa? Reverse pervert, veramente. Ciao. Infatti. Cosa? Vabbè, sti dialoghi, cioè, non li sto traducendo tutti, però cioè, non sono neanche difficili da capire, sono un'esperienza, diciamo. Quindi adesso io cosa faccio? Qui sono dei videogiochi. Vabbè, non mi conto. Tu mi dici qualcosa di intelligente? Ah, Thread. Vabbè. Levati. Dovrei comprare qualcosa da mangiare? Ok, io non ho premuto neanche una volta. Tu cosa mi dici, nonna? Oh mio Dio. È la nonna di Orange Kid. Seriamente? Allora, seguo la logica del se costa tanto è perché mi darà tanto. Quindi prendo l'hamburger e il succo di cucumber. Cos'è il cocomero? Già, giusto per curiosità, le descrizioni. 50 HP, 100% carne. No, non è che... cioè, sì. Non è manzo, è maiale. Help. Cicca 6 HP. Ah, no, non è niente allora. Ok. No. Mi chiedo una cosa. C'è il negozio di biciclette. Eccolo dove cazzo è l'hotel. Dove poter salvare gratis. Ok. Qua si può salvare gratis. Il percorso sarà sicuramente bloccato. Ma chissà cosa succede se vado... il percorso in cui in teoria mi dovrebbe riportare Onet. Ciao talpa. Non sono un nemico, sono solo una talpa amichevole. Se sta venendo distrutto in battaglia potrebbe essere una buona idea trovare le armi e armature. Ce l'ho. All'inizio ce n'è un po'. Spero che tu non stia combattendo a mani nude. No, ce l'ho le armi equipaggiate. Però non... al momento sembra non bastare. Lì c'è un nemico. Ho visto dietro c'è un fungo che è un nemico. Quanto pare invece si può andare. Sicuramente ci sono nemici forti perché non è dove devo andare ora. Sì, vabbè, quanti funghi. Ok.
Black Helmet. Ma sta musica? È uno di difesa, è già qualcosa. Aspetta, prima voglio provare a vedere cosa... Contro il White Shock. Non so cosa sia, però. Vabbè, mettiamolo, vabbè. È uno di difesa, aiuta. Ma sta musica è stupenda, non c'era su Earthbound. Ma sti caricamenti, comunque. Sei venuto fin qui, facendoti strada fra i mostri. In verità no, li ho evitati. Ah, alcuni sono veramente dedicati a vedere l'eclisse solare. So che la polizia sta impazzendo soltanto per tenere tutta la gente fuori dalla nostra città. Ma in verità sono sicuro che tu ti aspetti qualche battaglia boss o qualche oggetto potente. Quindi sei pronto? Trattieni il fiato? No, in realtà non ho niente. Smetti di andare a girovagare in posti che non ti appartengono, avventuriero curioso. Prendi mio figlio, per favore. Oddio. È una citazione Earthbound, ma... la farfallina completamente inutile perché non ho i poteri psichici. Su Earthbound se toccavi la farfallina ti dava... punti psichici, ma... Non posso parlare con la polizia? Vabbè, immaginavo che il percorso era chiuso comunque. Oddio, dai, i piccoli insettini che sono nemici. Qui su Earthbound erano deboli. Ok. Boom! Smash e comunque è sopravvissuto. Fuck! Ok, ok. Non devo andare da questa parte. Carina sta cosa. È chiaramente un'area in cui Toby Fox non voleva che andassimo, quindi ci mettono di quei mostri potentissimi. Bello, mi piace come cosa. Vabbè, per me sono... ci ho ricavato un elmetto. Sono rimasto un po' deluso che nel centro commerciale non c'era nessuna arma, nessuna armatura da comprare. C'è ogni volta a fare tutto il dialogo? No, ok, perfetto. Quindi, penso di aver capito di entrare qua dentro. Ok, non faceva questo rumore su Earthbound, però. Se non lo ricordo bene, se non lo ricordo male. Se non lo ricordo bene. Lì c'è un nemico, quindi io preferirei passare prima per di qua. Quello è un cestino spazzatura, ma non è un nemico. Potrebbe esserci qualcosa di importante lì dentro. Due topolini... No, due topolini potrei anche affrontarli. I topolini di spesso non dovrebbero essere fortissimi come nemici. Ok, perfetto, però nessun nemico è meglio che... è ancora meglio. Quindi vediamo cosa nascondi. Beh. Garbage can lead. Lead non so cosa vuol dire. Garbage can dovrebbe essere il lead della spazzatura, no? È uno Ah, il coperchio! Se ho capito bene. Quanto pare tipo il coperchio, quindi ho per forza equipaggiare. Cioè, sarà da equipaggiare. Oh, adesso sì che è tutta un'altra musica. E che cacchio, 23 di armatura? Vai, ti faccio il culo adesso. Vabbè, forse no, però... perché comunque ho poco d'attacco, cioè 12 attacco non... E comunque... rimane il problema del fatto che non ho una cura, perché non ho poteri, quindi non ho modo di curarmi, se non mangiando, però mi consuma soldi a comprare cose per mangiare. Però sì, in generale è normale che all'inizio gli RPG di vecchio stampo siano difficili. Anche Earthbound era difficile quando Ness era da solo, proprio almeno Ness poteva curarsi. Vabbè, ma questo non è Earthbound, questa è un'altra cosa. Quindi... lì c'è una porta e ho intenzione di entrarci. Lì c'è un nemico, ma mi sembra di aver capito che ormai posso gestirli tranquillamente quei bidoncini fatti sotto, faccia da culo. Ah, poi non devo vedere quanto mi manca a metà di livello, perché sono curioso. Vabbè, prossimissi. Mi conviene mangiare l'hamburger? Penso sì. Boom! Smash completamente non necessario, perché penso che avrei ucciso anche quel colpo lì. Boom, livello 4. 3 di attacco in più, non male. Ok, sì.
Oh, ma là ce li hai i poteri psichici. Cioè, qui li chiamano incantesimi. Sleepstone Alpha. Ok, prima di entrare. Beh, aspetta. Aspetta. Assist. Addormenta un nemico. Ok. Mi mangio un bel hamburger. Ok. Vediamo cosa nasconde sta stanza. Un bidone. Con dentro. Combat Knife, questo mi piace veramente tanto. Mi dà una descrizione dell'oggetto. Può equipaggiare quest'arma. Spesso usata come. Viene usata per uccidere o maim, dove tipo. Fare a pezzi, smembrare la gente. Comunque sì, arma. 4 attacco in più non è per niente male. Siamo. Oddio! Stavo guardando il cronometro, mi sono spaventato. Due Obsessive Recycler, non so se riesco a farli fuori. Aspetta, però se metto uno a dormire. Ah, non ho abbastanza punti. Ah, vabbè, vaffanculo allora. Finché sprecano i turni così, a me va più che bene. Oddio. Ah, ma l'hanno. Cioè, vedi, il confronto dei danni che mi faceva prima. Però Varric ha ancora questi problemi di precisione. Cioè, missa parecchio. E uno è fuori. Ahia. Notare che noi stiamo usando un coltello per uccidere dei tizi, Obsessive Recycler, che non ho la minima idea del perché mi stiano attaccando, ma vabbè. Bevo l'altra cosa? Beviamo il succo di cocomero, dai. Tanto si vive solo una volta. In realtà no, perché è un videogioco. Ma io ho recuperato 18 HP, dice che recupero tipo 6. Vabbè. Là sotto c'è un topo e un nemico bidone. Vediamo se. Ah, adesso c'è solo il topo. Il topo, sono felice di affrontarlo. Allora. Violent Vermin. Vabbè, allora. Anche i Soulsbound hanno così i topi. Quando ti attaccano normalmente ti fanno un danno. Però fanno molto spesso smash. Gli smash sono, diciamo, i colpi critici, avete capito. Però spesso fanno i colpi critici che fanno male cane. Era così anche Soulsbound. Quanto mi manca per metà di livello? 3 punti esperienza, quindi una battaglia è buona. Lì c'è un bidone da aprire. Ma lì c'è un telefono! Lì a caso? Probabilmente quella è una porta dove c'è tipo una battaglia boss. Probabilmente è così. Cazzo, è una fognatura bella lunga. No, cazzo, mi ha bloccato per questo turno. Ok, vabbè, K. Ha sprecato il turno. Forse lo batto in due turni ormai. Sì, ormai questi batto in due turni. Adesso aumento di livello. Dammi un altro potere bello figo. Livello 5. Vitalità. Time stop. Life is strange. Fa vedere, non c'è una cosa del genere. A parte che i nomi dei poteri sono diversi. Minchia, 14 punti? Sì, ho capito cosa fa. Però, cioè, anche i poteri psichici sono diversi da quelli che c'è sul Soulsbound. Non solo i nomi, ma anche. Tipo, anche sul Soulsbound c'è un potere che addormenta i nemici, ma si chiamava Ipnosi, non Sleepstun. Time stop. La cosa che ci si avvicinava di più era il flash. Però non è la stessa cosa. Flashare più forte. Esco qui? Oppure vado a vedere più avanti? Magari c'è qualche tesoro. Ok, non c'è niente. Che palle. Faccio fuori prima il bidone, mi sa che mi conviene. Non so se puoi riuscire a vincere questa battaglia, però, mi ha passato l'attacco. Questo turno dovrei riuscire a uccidere quello spiritello lì. Ok, dovrei vincere la battaglia. Anche se mi fa uno smash o due, dovrei riuscire comunque a sopravvivere. Aia. Vai. Boom! Smash completamente non necessario. A me smash mi escono soltanto quando non mi servono.
Ma dai, volevo sapere. C'ha lì il telefono, però. Forse ce la faccio comunque. Se il topo non mi fa troppi smash. E se non messo troppi colpi, dovrei riuscire a sparire comunque. Ok. Varric è anche parecchio lento. Non vedo l'ora di avere un po' più di velocità. Dai, adesso mi fa faccio un bello smash. Questo è, diciamo, il reverse smash. No, io devo fare. Ma no. Ma vaffanculo, un HP, ragazzi. Ma guardate un HP. Però, in compenso, ho fatto una caterba di soldi. Perché comunque ho sconfitto tanti nemici. E ho fatto parecchi livellamenti. Adesso ho 45 HP. Oddio. Ho visto il lampo fuori dalla finestra. Magari sta per arrivare un tuono. Ok, adesso sapete cosa faccio? Vado a dormire così mi ricarico anche i punti psichici. 50 dollari? Fanculo, ma è tantissimo. Madonna. Spero che li sentiate. I tuoni fuori casa, porca puttana. Salve. Sì, ok. Tu hai qualcosa di stupido da dirmi? Il bambino a cui ho dato 50 dollari alla fine ha salvato il mondo. Penso fosse Ness. Se non sbaglio, questo tizio, se gli parlai, ti dava soldi. Comunque, sì, è sicuramente Ness perché si parla di salvare il mondo. Cosa sei tu? Ho un fungo sulla testa? No. Cosa mi dici? Sì, così. Cosa? Vabbè. Siamo però oltre i 20 minuti. Mica, c'è 22? Allora termino qui la parte numero 2 del let's play della hack di Halloween Earthbound. Nella prossima parte sicuramente uscirò dalle fogne. O perlomeno arriverò almeno con la cornetta. Se vi è piaciuto il canale, il prossimo video, salti, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.